Giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Fanno buchine fredde, diciamoci questo per iniziare, perché voglio fa veramente freddo. Ma comunque, ragazzi, domani il Napoli potrebbe riscavalcare l'Inter e potrebbe andare a pari punti con il Milan. Tutto questo perché? Perché il Sassuolo, ragazzi, ha vinto 2-0 in casa dell'Inter e ha giocato una partita sontuosa. A parte che l'Inter sì, poteva meritare il pareggio perché ha fatto veramente tantissimi tiri in porta, ha giocato la sua partita, ma ragazzi, il Sassuolo quando parte in contropiede fa letteralmente paura, voglio, fanno veramente paura e c'hanno un signor allenatore. Quando io vi dico, cari juventini, che l'allenatore conta tantissimo per dare armonia a una squadra, e questo qui è il caso, voglio, perché l'allenatore del Sassuolo sta facendo un lavoro eccezionale e io non mi immagino se il Sassuolo avesse avuto questa stessa formazione che oggi ha battuto l'Inter in Coppa Italia contro la Juventus come sarebbe andata a finire. Comunque, detto questo, come detto, dobbiamo sfruttare finalmente una giornata a nostro favore. Perché? Perché la Juventus ha pareggiato 1-1 il derby di Torino e quindi potresti aggiungere altri due punti di vantaggio proprio contro una tua diretta concorrente alla lotta Champions League. Perché, ragazzi, io parlo di Champions League, finché non arriviamo a 5 giornate dalla fine e il Napoli è lì, io parlerò sempre e solo di UEFA Champions League. Poi l'Atalanta, che oggi a pranzo, Wayu, si è mangiata una bella Fiorentina servita da Piontek, 1-0, Gasperini espulso e quindi godo ancora di più, Gasperini salta con noi. E ieri il buonissimo Milan, il grande Milan, ha pareggiato a Salerno 2-2. Quindi ci sono tutti i presupposti, ragazzi, per dire, possiamo dire ancora la nostra su un altro tipo di fattore, non sul fattore Champions League, ma su un altro fattore. Ora noi ci vediamo domani per analizzare un pochino questa situazione di Serie A, perché voglio, è clamorosa quello che si può prospettare per il Napoli a qui a fine del campionato. Perché voglio, se domani vinciamo con il Cagliari, il Napoli si mette in corsa e non solo per la UEFA Champions League. Sempre comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao, voglio.